Ciao a tutti, smetti di risoffrire per il passato e di presoffrire per il futuro, perché spesso la nostra sofferenza non è tanto per quello che ci accade per il presente, ma perché ripensiamo a quanto ci è accaduto nel passato e questo ci fa soffrire. Oppure abbiamo delle aspettative di sofferenza che le cose vadano male nel futuro e questo ci fa soffrire. In realtà noi siamo al di fuori del tempo presente, la fregatura che hanno gli esseri umani è che non riescono a vivere il presente. Se si imparasse a vivere il presente, si soffrirebbe molto di meno, perché tutto quello che è passato dobbiamo lasciarlo perdere, perché noi non siamo più quelle persone, chi ci ha fatto soffrire non è più quella persona. E comunque adesso stiamo vivendo un altro momento dello spazio-tempo e ciò che non è ancora accaduto non sapremo se accadrà. Qualcosa, qualche disgrazia accadrà sicuramente. Un giorno moriremo, questo lo sappiamo tutti, però non è che possiamo iniziare a lamentarci adesso. Quindi dobbiamo imparare a essere concentrati sul tempo presente. Essere concentrati sul tempo presente significa, come esercizio, quando mangiamo, ad esempio, concentrarci esclusivamente sul cibo che mangiamo, quando parliamo esclusivamente sulla situazione, su quello che stiamo dicendo, sulla persona che ci ascolta, sul momento presente, mai sul resto. Se uno poi vuole farsi un'analisi del passato, allora dedica in modo specifico il suo tempo ad andare a rivedersi il passato. Questo è utile. Se vuole farti un'analisi sul futuro per vedere come agire, allora è utile farlo, ma in momenti specifici. Cioè, voglio dire, io faccio un lavoro sul mio passato, vado a lavorare sul mio passato e mi concentro sul passato. Va bene? Oppure voglio fare come dire, una ristrutturazione del futuro, allora mi concentro sul futuro e vado a vedere gli eventi, a cambiare, a fare tante cose. E questo va bene, ma non che mentre io sono nel presente, dovrei essere concentrato sul presente, mi arrivano degli impulsi dal passato, degli impulsi dal futuro che mi fanno soffrire. Questo va evitato e allora dobbiamo imparare a essere concentrati sul presente, ancorarci al presente. Questo è un esercizio che tutti è facile perché basta ancorarsi a quello che si sta facendo, ma è sugli obiettivi dell'oggi, non sugli obiettivi del chissà quando. Ma per farlo dobbiamo avere la volontà di farlo e dobbiamo avere l'idea e l'intenzione di farlo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!